Hi everyone, and welcome to this week's Tuesday webinar. And we've got something very different for you this week. I'm very happy to be able to introduce you to Maura, my friend and colleague from Italy. So, hi Maura. Buonasera a tutti. Of course, yes, of course. I've got to speak in Italian now as well, haven't I? I realize. Yeah. No, everyone. We'll switch back from Italian to English and we'll get confused. Yes, with that. I wonder if I can say it in Italian. I have to think about that. Anyway, I remember, maybe you can just translate for me and just say we've had a lot of fun. Molto divertenti. Ci siamo divertiti molto, sì. Ci siamo divertiti a preparare questo webinar. Yeah, because Maura's translated for me many times when I've taught in Rome and we've had a lot of fun on those. Ed è vero che quando Cliff è venuto a Roma tante volte a tenere dei seminari, io ho fatto da interprete per lui, per cui è tanti anni che lavoriamo insieme. Now, Maura's going to do an amazing thing today because she's not only going to present, but she's going to actually present in two languages. So we really hope that's going to work out okay. Allora, Cliff dice che questa sera farò, lui lo considera una cosa strabiliante, nel senso che non solo presenterò il webinar, ma lo farò in inglese e in italiano, quindi è una cosa un po' particolare in effetti. Okay, so if you forget to translate into English, I'll remind you, okay? Quindi se io mi dimenticherò di tradurre in una lingua o nell'altra, Cliff mi ricorderà di farlo. Okay, here we go. Over to you. Fantastico. Quindi il tuo rinascimento, your renaissance, is the title of this presentation. And here we have a big thank you to Cliff for hosting this book presentation, to New Energy Work and its staff, and to all of you for participating. Quindi grazie a Cliff per aver ospitato questa presentazione del libro. Grazie a New Energy Work e lo staff e grazie a tutti voi per la partecipazione. Ho scritto recentemente questo libro. I have written and published this book, Your Renaissance, A Journey of Self-Awareness Through Renaissance Art. And I'll explain you better. Quindi ho scritto questo libro, Il tuo rinascimento, un percorso di introspezione e consapevolezza attraverso l'arte rinascimentale. Vi spiegherò meglio, but now I want to tell you why did I write this book. Vorrei prima dirvi perché ho scritto questo libro. Allora, due motivi, two reasons. One is playing, quindi giocare, uno per giocare, and two is for the responsibility of sharing, e due è per la responsabilità di condividere, e vi spiego meglio. I have a diversified background, and I have degrees and working experience in art direction and design, and I love to work with images. And then I have a university degree in foreign languages and literature with specializations in teaching. And I love to write. I love to use words and work with words. And I love to combine images and words. And this is my way of playing. Quindi, and so do you have a particular interest in the Renaissance period? And I remember when I was in Italy, when we lived in Mia Famiglia, ho abitato in Siena per 4 anni. Let me translate up to now. Cliff mi sta chiedendo se ho un particolare interesse per il Rinascimento, because he has lived in Siena with his family for 4 years. And of course, Siena is very, very important. The Renaissance period is very important, isn't it? Il periodo rinascimentale a Siena, in Toscana, è molto importante. I am really interested in the Renaissance because it brought back the interest on the human being and the power of the human being. The Middle Age is very interesting as well, but it was more like the human being was more like, for example, artists in the Middle Age, they would not have their own name signed, or they would be anonymous. They were just artisans, not really considered that much.
Quindi mi interessa molto il Rinascimento perché lì l'essere umano è proprio esploso nella sua importanza, le sue potenzialità. Il Medioevo è interessante anche, però ad esempio gli artisti nel Medioevo non firmavano i loro, o raramente firmavano i loro lavori e non erano considerati tanto, erano artigiani. Ma vi stavo dicendo che ho un background diversificato, quindi con dei diplomi in art direction e design e anche esperienza di lavoro, quindi amo lavorare con le immagini. Poi ho una laurea in lingue straniere e specializzazioni nell'insegnamento, mi piace molto scrivere, amo lavorare con le parole e amo combinare immagini e parole, quindi questo è il mio modo di giocare. E and then we have the responsibility of sharing, la responsabilità di condividere. Because in my diversified background, I've always been interested in oriental disciplines, martial arts, meditation, and shiatsu. I have a degree in shiatsu and I love that. Perché nelle responsabilità di condividere è che nel mio background diversificato mi sono sempre piaciute le discipline orientali, praticare e studiare arti marziali e meditazione e shiatsu, ho un diploma di shiatsu, mi piace moltissimo. And I feel that any discipline we do that has body, mind, spirit involved in the practice brings us awareness and a harmony, and with the awareness we create a harmony, and if we share this harmony with everyone we really help to build a better world. Quindi penso che chiunque pratichi delle discipline che coinvolgono il corpo, la mente, lo spirito per forza arriva ad avere una consapevolezza e un'armonia che è importante condividere. E in questo modo noi aiutiamo a costruire un mondo migliore. Questo è molto importante, molto bello, trovo. Quindi, so in each chapter of my book, in the life and works of Renaissance artists, Cliff is reading it. Yeah, I nearly finished it. Il mio libro. I'm nearly finished. Look, I'm just on the last few chapters now. Cioè, all'ultimo capitolo. In the book, I have hidden the function of the energy channels. I hid them there because for the general public, it might have been too much to explain these things. But if you are a shiatsu person or you know about energy meridians and channels, you will know, you will see them there. And I want to share them with you a little more. Quindi nel mio libro, in ogni capitolo del libro, nella vita e delle opere degli artisti rinascimentali, ho nascosto le funzioni dei meridiani energetici. E dico le ho nascoste perché per il pubblico, grande pubblico, sarebbe stato difficile combinare anche questo, mostrare anche questo, però era importante, se voi conoscete le funzioni dei meridiani energetici le potrete riconoscere nel libro. Ma let's have a poll and see how familiar are you with meridian function. Facciamo un piccolo sondaggio per vedere che conoscenza hai delle funzioni dei meridiani. Good knowledge, good familiarity. Well, I'm hoping that will be quite a high level. The average new energy work attendee is pretty well versed, but we'll see. I thought so. Quindi buona conoscenza, poca conoscenza, non so. Yeah, it's in English and Italian. So, how familiar? There are, you've got nearly 90% saying that they're very familiar, and only two people say they don't know. Right. So there we are. That's good. That's good. Yeah. All right. Then we can say that
if we believe we are in an energy system, the universe, the world, and we ourselves are solidified energy, our body is contains many energy channels, and each one of these energy channel has a kind of energy which is an expression of this big energy of the universe. Quindi possiamo dire che se il nostro sistema, il nostro universo è energia e noi siamo energia solidificata, il nostro corpo è attraversato da una serie di canali energetici che sono un'espressione di questa energia, and each of these channels that run through our body is linked to an internal organ physically. E ognuno di questi canali energetici che attraversano il nostro corpo è attraversato da è legato a un organo interno. E I want to explain you better now how I use the functions of the meridians with an overview of the chapters of the book. Vi dico meglio come ho usato le funzioni di questi canali energetici dandovi una panoramica dei capitoli del libro. So in step one we have the portrait, your image. This is, we always start from ourselves. So this is actually, I will not tell you much about this because I'll give you a link to where you can download the introduction and chapter one of the book and read it by yourself. But this is just to say, I report here a short funny story about this artist who, Fra Filippo Lippi, who had been kidnapped and enslaved, and he managed to get his freedom back just by painting the portrait of his master. So this is how a portrait can free us. I love that story. It's and fantastic. Also, you better translate that into Italian first. Sì, questo è il capitolo uno che parla del ritratto e della nostra immagine, perché iniziamo ricominciamo sempre da noi. E qui riporto una piccola storia di Fra Filippo Lippi, un artista che era stato catturato dai pirati, schiavizzato, ma è riuscito a riguadagnare la sua libertà dipingendo il ritratto del maestro. Era così bello questo ritratto che lo hanno liberato. The portrait was so beautiful that they made him free. You see, so art can be very useful. Cliff ama molto questa storia, dice che l'arte può essere molto utile in certi casi. Assolutamente. I think the government should read that story and stop trying to make maths more important than art in schools. You know what I mean? They're always trying to make art, push art down in the schools, you know, and push up maths and sciences. They should read that. Sì, lui dice che i governi dovrebbero leggere queste cose e enfatizzare anche l'aspetto umanistico dell'educazione, non solo la scienza e la matematica, perché tutto è importante. And I would say also that's one of the things I really valued about this book, because it's unlike a lot of books I've read about art, it's very personal and it tells you lots of stories that I'd never heard about, even these famous artists, I'd never heard those stories of their life, you know? E Cliff dice che gli è piaciuto molto questo aspetto del libro perché racconta delle storie di artisti che sono inusuali da trovare nei libri d'arte o nei musei, sono dei piccoli dettagli. E quindi si è divertito a leggere queste storie e questo fa anche il libro molto personalizzato, lo rende più umano. At the end of each chapter, indeed, I give tips and suggestions on how to relate the story to yourself. E alla fine di ogni capitolo do dei suggerimenti per rapportare o riportare la storia alla nostra vita, alla nostra personalità, persona. So how did you find out all this information? You must have done a lot of research to find out all these secrets
stories about the artist. I did a lot of research, and indeed I have included a bibliography at the end of the book so that people can also check those books. And yeah. For some stories, for example, this of Fra Filippo Lippi, some people say it's not true, some people say it's true, but oh, I yeah. got it from Vasari, which was a very renowned architect and art historian in the Renaissance, and he wrote a book of all the artists and architects of that time, and he says this story, and I say Vasari says that. Maybe it's true, maybe it's not, but we need it for our story, our own story, yeah. So that is good, you know? And at the end of the book, I say, I hope the reader will forgive my creative licenses because I am using the information I got from certain book, but I'm not a historian. I could not do in-depth research in a certain way, but it works anyhow. And I base my information on books and stories. Quindi Cliff mi ha chiesto come ho fatto a trovare queste informazioni. Ho fatto tanta ricerca, ho inserito una bibliografia alla fine del libro proprio per far vedere i libri da cui ho preso le informazioni, ad esempio per la storia di Filippo Lippi, qualcuno dice che non è vero, qualcuno dice che è vera, però di fatto ce ne parla Vasari, che era un architetto, uno storico del tempo, ha scritto un libro sugli artisti del tempo, e lui ci parla di questa storia. Io ho riportato questo nel capitolo, Vasari ci dice che, chiaramente poi alla fine del libro ho detto vi prego di scusare, perdonare le mie licenze poetiche, in alcuni casi licenze creative su certe storie, ma a noi non importa se la storia è vera o finta, funziona per noi e questo è l'importante in questo momento. All right. Anyway, back to the book. Back to the book. We have a step two, chapter two, Michelangelo, eating versus nourishing yourself. You can imagine we are talking about stomach and spleen meridian here. Al capitolo due abbiamo Michelangelo, mangiare verso nutrirsi. Potete sentire, immaginare che stiamo parlando dello stomaco e della milza in questo capitolo. And I will show you, I will tell you a little more about this chapter after we finish the overview. Vi dirò un pochettino di più di questo capitolo quando finiamo la panoramica dei capitoli. Quindi I don't tell you much now about this. And in the Annunciation in step three, we have a spectacular painting of Antonello da Messina. And it shows what happens when we receive an unexpected news. Like the word comes to us and it's what happens. Usually when we get shocking news, we remain without breath. Nel capitolo 3 parliamo dell'annunciazione, dell'annunciata di un quadro spettacolare di Antonello da Messina e in questo capitolo trattiamo cosa succede quando abbiamo una notizia scioccante che ci arriva, quando il mondo, la vita arrivano da noi e noi abbiamo, in genere facciamo questo di trattenere il respiro. So in this chapter we talk about breathing and letting go. And this is the lung and the large intestine. Quindi in questo capitolo parliamo delle funzioni del polmone e dell'intestino crasso, quindi ha a che fare con il respiro e con il lasciare andare. We let go to allow space for new things. E lasciamo andare per permettere a nuove cose di avere spazio nella nostra vita. In chapter 2 we have Leonardo, the greatest Leonardo, and we explore our deep eye.
and this is the function of heart and small intestine. Nel capitolo 4 abbiamo il grandissimo Leonardo da Vinci ed esploriamo il nostro io profondo con le funzioni del cuore e dell'intestino tenue. Leonardo used to say that from shadow to light, there must be a continuous movement. There is not a strong stroke that divides them. Leonardo diceva che fra l'ombra e la luce ci deve essere un movimento continuo e non una linea netta che separa le due cose. And this is true for our self as well, because when we have values inside, we want our actions to raise and move from those values. Questo è vero anche per noi, nel senso che quando abbiamo dei valori interni, vogliamo che le nostre azioni si esprimano da questi valori. If our internal values and our actions are in harmony, we feel in harmony. If something is not working, like our values are one thing and our actions, we are obliged to do things that do not relate to our values, we get an internal conflict. And this is an area we want to check. E quindi le nostre azioni devono scaturire dai nostri valori, e quando c'è questa continuità, si rispecchiano questi due mondi, interno e l'esterno, abbiamo una bella armonia. Quando siamo ad esempio obbligati a fare delle cose che non rispecchiano i nostri valori, si può creare un conflitto grande dentro di noi, e quindi questa è un'area da vedere, esplorare, di cui essere consapevoli. We have to be aware of this. Awareness is important for that. And see, here is the Italian. So, and the last four chapters are Raphael, a fantastic artist who had an incredibly chaotic life, and amazingly his works are extremely balanced, and you wonder how is it possible that he had this crazy life and this very incredibly balanced works. Yeah. And this is these are the functions of the kidneys and the bladder that run through our back and help us to re-establish the balance in our life. For example, the balance between the work we do and the rest we get, stress and rest. Or I give different kinds of examples in the chapter. Quindi negli altri quattro capitoli del libro vediamo al passo 5 il grandissimo Raffaello, che aveva una vita incredibilmente caotica e però paradossalmente faceva dei lavori che avevano un equilibrio fantastico. E uno si chiede com'è possibile avere questa vita così caotica e questi lavori così equilibrati. E queste sono le funzioni anche del nostro, dei canali energetici di rene e vescica urinaria, che corrono lungo la schiena e la parte posteriore del nostro corpo, e ci aiutano proprio a ristabilire gli equilibri nella nostra vita. Può essere ad esempio l'equilibrio fra il lavoro e il riposo. Poi nel capitolo do differenti esempi. Then we have Titian, who was to me a businessman, a real businessman. He was able to structure his life. He had a studio. He had he was very good with the public relations. He managed to become the official painter of the emperor, so he had a salary from the emperor. He was very stable as a person, and at the same time he managed to let all his emotions
flow and do research. He was set, he had a good position, but still he was researching in ways that could free his way of painting and let his emotions really express themselves. Quindi al capitolo 6 parliamo di Tiziano, che io considero un grande uomo d'affari, nel senso che aveva la sua bottega, tutto molto organizzato, era il pittore ufficiale dell'imperatore, riceveva uno stipendio fisso, era molto molto strutturato e avrebbe potuto fermarsi là, ma invece ha continuato a cercare modi per rendere la sua pittura sempre più libera, anche il tratto. E quindi liberare le sue emozioni, fare ricerca in quel senso. And this is the these are the functions of the triple heater and the heart constrictor. I have a hard time saying heart constrictor because it gives me this idea of I prefer pericardium. Pericardium. Queste sono le funzioni dei meridiani del triplice riscaldatore. The heart triple heater is not really an organ in Western medicine. Il triplice riscaldatore non è veramente un organo che esiste nella medicina occidentale, ma it works in this energy system, ma funziona in questo sistema di meridiani. E poi abbiamo il pericardio che permette, la sua funzione permette alle nostre emozioni di fluire liberamente. Sono i meridiani dell'innamoramento, il pericardio è il meridiano dell'innamoramento. Pericardium is the meridian of falling in love. Yes. So, and then we have Caravaggio, which was incredibly crazy and totally overwhelmed by his own rage. he messed up with his life quite a bit because of his rage. E poi abbiamo Caravaggio, che invece era totalmente succube della sua rabbia e delle sue reazioni violente, non riusciva a scegliere, cioè aveva delle reazioni che hanno fatto sì che lui si sia messo in situazioni difficili e abbia rovinato la sua vita a causa di questo. So, what do we do when we have an overwhelming emotion and how do we get to a point where we can have a vision of the situation and make an appropriate choice for ourselves in every given moment? Quindi cosa facciamo noi quando abbiamo un'emozione che ci sovrasta e come possiamo in ogni dato momento avere la visione, la chiarezza mentale per dire scelgo questa cosa piuttosto che quest'altra? Queste sono le funzioni dei canali energetici della vescicola biliare e del fegato. Si dice ho avuto un attacco di fegato, no? Quando uno si è molto arrabbiato. These are the functions of the kidneys and gallbladder meridians. Liver and gallbladder. Liver, sorry, yeah, sure. We are at about half webinar and I'm starting already with the confusion. No, that's right, yeah. You would never think you are there, Cliff. It's good. Yeah, that's what I'm here for. And I can, it's amazing to, it's lovely to hear your Italian as well. I can understand quite a lot of what you're saying, I'm happy that's to great. Say. Very yeah. good. Very good. You would never think of him being rageful when you look at this picture. I just want to show everyone this picture just to break things up a little bit. I'll show you. Cliff vi vuole mostrare questa immagine di Caravaggio, è l'immagine dei musici, gli piace molto ed è un'immagine che mostra le ombre, le luci di Caravaggio, questa intensità emozionale. And there's another one. You wouldn't imagine, looking at these paintings, you wouldn't imagine that he was full of rage.
there's a serenity about a lot of the pictures, isn't there? Cliff dice che guardando queste immagini uno non si aspetterebbe che Caravaggio avesse queste reazioni così violente. He killed a man. Lui ha ucciso un uomo because he was when they were playing kind of a tennis game. Mm-hmm. Pallacorda, it was an ancient kind of tennis game. He killed a man. Wow. He had to escape from Rome for that. He ruined his life for that. Quindi ha ucciso un uomo giocando, facendo una partita di pallacorda, che era un gioco prima del tennis. E ha ucciso quest'uomo, è dovuto scappare da Roma e ha rovinato la sua vita a causa di questo omicidio. But they report many other violent actions he had. Wow, amazing. Absolutely. So, and then at the end we have our self-portrait and we show the self-portrait of many other artists because at the end we go back to ourselves and we... After we go through all these functions, we can have more awareness for ourselves. And in the self-portrait, the difference from a portrait to a self-portrait is that a self-portrait is more aware of who we are and what we want to show of ourselves. Maybe just playing, and it doesn't have to be serious, it's still a play, but it's more usually a self-portrait as I want to show that, I like that, I want to show myself in that situation. I'll just show you one more picture. This is one of the self-portraits that you put in at the end. Cliff vuole mostrarvi uno dei autoritratti che sono nel capitolo di Baccio Bandinelli, che mostra se stesso giovane, anziano e molto piccolo, quindi le varie età della vita. Cliff has showed you that portrait of Baccio Bandinelli that shows himself, portrays himself in the three stages of life, like old man, young man and middle age man. Yeah, fascinating. It's interesting, very interesting. Yeah. I don't remember if I translated everything. Maybe in Italian I didn't say what... I think you did, yeah. I think we're up to speed. All right. So now... Let's go... qua avevo l'autoritratto. I want to briefly show you about chapter 2. We talk about Michelangelo in chapter 2 and the stomach and spleen functions, energy meridians. Do you see the big toe in the right hand corner of the painting? Michelangelo had this very grounded attitude and very strong relationship toward the earth, the grounding and the solidity and the maternal aspects and the nourishment aspects in his life. Questo è il capitolo 2 su Michelangelo con le funzioni dello stomaco e della milza, funzioni dei meridiani energetici. Non so se vedete quel pollice nel riquadro in basso a destra del dipinto. Michelangelo amava molto radicare i suoi personaggi, sia le statue che i dipinti, radicarli a terra. Quindi la terra è la madre. The earth is Mother Earth. So in Michelangelo's work there is a strong relationship with mother and the nourishment. Quindi nel lavoro di Michelangelo c'è una forte relazione con la terra, il nutrimento e la maternità. We know that his mother was very weak when he was born and he had to be breastfed by a wet nurse. Sappiamo che sua mamma era molto debole quando è nato e lui è stato dato ad una balia. And he liked to say that the milk
of this wet nurse made him a sculpture because she was a daughter and wife of stonemasons in this little village in Tuscany where they would work pietra serena for buildings and everything. They were sculpting all the time and working on this stone. And he said, the milk I drank made my own destiny because I became a sculptor. And this is actually a profession that his family did not want him to have because it was still regarded as a low quality profession. Maybe he should have been a notary. Quindi Michelangelo amava dire che il latte di questa nutrice, che era moglie e figlia di scalpellini in un paese dove lavoravano la pietra serena in Toscana, che era molto usata per le costruzioni, questo latte misto alla pietra aveva cambiato il suo destino, perché il padre voleva che lui magari facesse una professione più qualitativamente importante per quei tempi, tipo il notaio, mentre essere un artista era ancora considerato un livello basso di professione che usava il corpo. And then we know that his mother died when he was sick, poi 6 years old. Sappiamo che sua mamma è morta quando lui aveva 6 anni. And I love to for myself when I see the Pietà, when I see his sculptures, I can see like as if he has an embrace with the mother. It's like his body embracing the mother. In molte delle sue statue, anche nella Pietà, ad esempio, quando vedo il Cristo e la Madonna, e per me è come se avesse un abbraccio con una madre. È molto interessante questo. And they say he would close himself inside the Sistine Chapel for days, maybe just eating bread and cheese, because his nourishment was his painting. So sometimes we get nourishment from what we do. Check out this, look, I mean, that whole thing about the mother, I mean, look at this picture. Yes, yes, that's the one. Quindi sappiamo anche che a volte si chiudeva nella Cappella Sistina. Vedete, it seems like a mother embracing his son. Qua sembra una mamma che abbraccia il figlio, nonostante sia morto, però è un tenero abbraccio. E sappiamo che lui si chiudeva per giorni nella Cappella Sistina mangiando solo pane e formaggio, ma perché il nutrimento che prendeva lui era dalla sua arte, non era necessariamente pane e formaggio. Then we have some shopping list and we know what he ate. Abbiamo delle liste della spesa di Michelangelo nel capitolo, sappiamo cosa mangiava. Interessante, because in the Renaissance they used to have big banquets, like eating 15 courses. Was not really, apparently he was not really so interested in those things. Sappiamo che nel Rinascimento erano famosi banchetti con 15-20 portate, duravano giorni, ore, giorni, ma da quello che sappiamo lui non era molto interessato a queste cose. Va bene, ok. So, the book, Your Renaissance, is a way to go through all our energy functions. Quindi il libro... Il tuo Rinascimento è un modo per attraversare tutte le nostre funzioni energetiche. And again, at the end of each chapter, you have tips and suggestions to explore your own energy functions for that chapter. Quindi ancora alla fine di ogni capitolo ci sono suggerimenti per esplorare le nostre proprie funzioni energetiche relative a quel capitolo. The goal is to have all our energy functions in balance at every level, physical, emotional, mental and spiritual. Quindi l'obiettivo è quello di avere tutte le nostre funzioni energetiche in equilibrio ad ogni livello, fisico, emozionale, mentale e spirituale. But we are not machines, so not all the time can we have this perfect balance. No, we can't. Find it, we lose it, we find it back, we re-lose it. It's a constant. But this is the art.
Questa è l'arte, non sempre, non siamo macchine, siamo esseri umani, non possiamo avere questo perfetto equilibrio sempre, lo troviamo, lo perdiamo, lo troviamo, lo perdiamo, ma questa è l'arte, proprio di considerare tutti i nostri aspetti, considering all our aspects and being aware of maybe which aspect, which function we should work on in order to get back to our balance. E quindi l'arte è proprio quella di capire e essere consapevoli di quale funzione magari è un pochino sbilanciata su cui dobbiamo lavorare in modo da poter riequilibrare il nostro sistema. Questa è l'arte. All right, here we go, another poll. Let's have another poll. These are the Makoho exercises, our stretching exercises for the meridians. Masunaga, Dr. Masunaga, created those stretching exercises in order to help our energy channels and functions to get back in balance. Quindi questo è un altro sondaggio che abbiamo. Che conoscenza hai degli esercizi Makoho che erano stati ridisegnati dal dottor Masunaga proprio per fare uno stretching di questi canali energetici e aiutarci a riequilibrare il nostro sistema attraverso questo stretching? Okay, there we go. 81% are very familiar, 13% a little familiar, and only 6% don't know. So there we are. Oh, we've gone up to 8 now. Okay, perfetto, perfetto. Okay, quindi questi sono degli esercizi. I would like to share with you now what I do to rebalance myself when I need. Practically every day I do it. These or other kinds of, but I definitely work on this meridian stretching. And okay, I like great. It's practical. Yeah. Sì, yeah. Sì. Sono cose molto pratiche queste, quindi faccio questi stretching per ritrovare il mio equilibrio ogni giorno. E vorrei condividerli con voi. Faremo l'esercizio adesso insieme. E I like to move continuously, flowingly, and to move according to mindset and function, thinking about what's the function of what I'm stretching, the energy channel that I'm stretching. Quindi mi piace l'idea di fare uno stretching, un movimento continuo, fluido, e muovermi seguendo l'intenzione e le funzioni di questi canali energetici. When we move, we do an exercise, we always respect our body and we listen to our body. Ci rispettiamo il nostro corpo e ascoltiamo il nostro corpo sempre quando ci muoviamo. We don't force it, we don't stress it. If we have a lower back, whatever, knee, whatever, we respect that signal from our body. Quindi non ci stressiamo, non stressiamo il corpo, se abbiamo un dolore, mal di schiena, male al ginocchio, ci muoviamo per quello che possiamo rispettando quel segnale del nostro corpo. We move for what we can, all right? So I'm going to lead you through, oops, not this, and I'm going to lead you through this exercise. Here. Now, we have been sitting for a while, so shake if you need, shake a moment. And now I become a gigantic lung and I breathe from every cell of my body. Ci scuotiamo un attimo che siamo stati seduti tanto e adesso io divento un polmone gigante e respiro da ogni cellula del mio corpo. E lascio andare, and I let go, I breathe from the feet and from the head. Respiro dai piedi e dalla testa, respiro dalla schiena, I breathe from my back and I let go. Exhale, espiro, espiro. Respiro, espiro. I expose the meridians, the lung and large intestine meridian on the index and thumb,
espongo i meridiani dell'intestino crasso e polmone sull'indice e il pollice, and I let go e lascio andare, espiro, chiudo ancora una volta, prendo aria, respiro, I breathe again, I get the air, and then I let go again. And I expose the meridian, I lascio andare, espongo i meridiani, e lascio andare, and I let go, and I expose the stomach and spleen meridian in the front part of the body, and I go and get my nourishment, espongo i meridiani dello stomaco e della milza nel torace, mi vado a prendere il mio nutrimento, I get my nourishment, whatever that is, right now. Qualsiasi cosa sia il mio nutrimento, adesso lo prendo, magari un panino, magari leggere un buon libro, magari aver bisogno di stare da sola per un attimo. Maybe it's a sandwich that I need, maybe it's a good book, maybe it's just the need to be by myself for a moment. So I get this nourishment, whatever that is, and I take it inside and I stay with that nourishment for a moment and I move and I keep on breathing and then from heart and small intestine e poi dal cuore e dall'intestino tenue espongo i meridiani lungo le braccia del mignolo e i miei valori, my values express through my actions, i miei valori si esprimono attraverso le mie azioni. And again, here I have a clarity of mind, una chiarezza della mente, vedo i valori che si esprimono attraverso le mie azioni e se qualcosa non funziona, se c'è un conflitto nelle azioni, se qualcosa non mi corrisponde, vado a vedere che cos'è. If I have a conflict, if some actions do not respond to my values, to my deep eye, I go and check what that is. And I'll do things to solve it, with time maybe, but I can move in that direction. Quindi, se qualcosa non mi corrisponde, qualche azione non funziona con i miei valori, vado a vedere che cos'è, lo esploro e magari faccio dei passi per risolverlo. Magari ci vuole tempo, ma mi muovo in quella direzione. And then I stretch the back and I want to rebalance my life, my rest, my work, whatever stress I have, whatever imbalance. E poi stiro i canali energetici delle rene e della vescica urinaria, kidney and bladder, and I rebalance my life, whatever there is that I have to rebalance, work and rest. And then from the protection of the triple it, e poi dalla protezione che ricevo dal mio triplice riscaldatore, posso lasciare andare tutte le mie emozioni, le lascio fluire, I can let all my emotions flow nicely and loosely, I keep on breathing, e continuo a respirare, lascio andare liberamente, e poi quando sono sempre più consapevole, as I get more and more aware, I can decide in which direction I want to go for my life. Maybe to the left, and maybe it works. Posso decidere in quale direzione andare nella mia vita quando inizio ad avere chiarezza, ad avere equilibrio, ad avere consapevolezza. Forse vado a sinistra, o maybe I go to the right, forse vado a destra. Ma ho chiarezza nella mia vita, I have a clear vision of my life, or I tend to go in that direction. And I can see what action I can do creatively. And that's it. Bravi ragazzi, how do you feel? Come vi sentite? We just went through all our energy channels. The last two were
liver, gallbladder, gli ultimi due erano il fegato e la vescicola biliare, le funzioni. Let's go. I really like it because it was, you can do it standing, and it's very, I like the way you flowed one into the other. It was really nice. I love to flow. I love to flow because it makes me feel and flowing and breathing and letting my movement move from the breathing. Mi piace molto questo fluire e lasciare che il movimento venga fuori, si esprima dal respiro. I think it was almost quite like Qigong as well, in a way. You know what I mean? The mind, the body connected. Yes. It was really nice. Absolutely, absolutely. Sì, sì, dice Cliff, gli è sembrato quasi un esercizio di Qigong in cui la mente e il corpo sono collegati. For me this is the ideal way of moving. Per me questo è il modo ideale di muoversi. And now we have exercise 2, from portrait to self-portrait. What does it change? Abbiamo l'esercizio 2, dal ritratto all'autoritratto, che cosa cambia? La consapevolezza, awareness, brings us from portrait to self-portrait. La consapevolezza ci porta dal ritratto all'autoritratto. La consapevolezza ci porta a capire meglio dove siamo e che passi fare, dove, come orientarci nella vita. Awareness brings us to understand what steps to take and how, which direction take in life. Life, we know, is not always easy, no? This is a very difficult moment with COVID and everything. So in any given moment, sometimes we cannot do much, but we can work on ourselves and check what are the best things we can do for ourselves, for our family and the people around us and the world around us. Quindi la vita non è sempre facile, lo sappiamo tutti, questo è un momento molto difficile col Covid, quindi in ogni momento con la consapevolezza possiamo capire qual è la situazione, quali sono le cose migliori da fare per noi, per la nostra famiglia, le persone intorno a noi e il mondo intorno a noi. Consapevolezza, awareness. So let's take a moment now to draw, write and make a selfie, yes, or make a selfie and create your own self-portrait here and now. Whatever you do is fine. Prendiamoci un momento adesso per disegnare, scrivere o farci un selfie e creare il nostro autoritratto qui e ora. Qualsiasi cosa sia andrà bene. È bellissimo, deve essere, it should be spontaneous, deve essere and spontaneo. I must say what I'm doing is, I think, to link those two exercises, I'm kind of thinking back to the movements and which ones, you know, resonated with me and which ones were the most challenging, you know what I mean? Cliff ha detto una cosa molto importante, he said a very, very important thing, that he linked back he's linking back to the exercise, si sta ricollegando a quell'esercizio che abbiamo appena fatto per vedere quale dei momenti per lui è stato più facile e più difficile, perché questo può indicare una zona da esplorare per noi, per la nostra vita, because that can indicate an area where we can explore more about ourselves, our life. I lost my pen. Okay. All right. Well, that was quick. I am so radiant now. I am so happy to be with you that I feel like I expanded completely. I'm reaching England, Cliff. Ho fatto il mio, Cliff ha detto che sono stata veloce, ma è che sono così contenta e radiante per essere qua con voi che praticamente ho avuto un'espansione energetica che praticamente arrivo in Inghilterra da Cliff direttamente.
Prendetevi il tempo di cui avete necessità. Mi dispiace che non potrò vedere tutti i vostri, mi piacerebbe così tanto vedere tutti i vostri autoritratti. I'm sorry, I will not be able to see all your self-portrait. I would have loved to see them all. And we will have Cliff who will show us. Okay, unless you get a picture of myself. Avremo Cliff che ci mostra il suo. I don't see that. Wow, Cliff, that's fantastic. The thing is, the two meridians that really resonated with me when we did the exercises were the lungs. So I had this feeling of this sort of the lungs and the air and everything around me. And this is the liver. I think it was very much the lungs and the liver that mostly, I can put that in now. I'll put liver in. Allora, Cliff dice che durante l'esercizio, it's because of the light is not so clear, it's not easy to see. Maybe here is better. Yeah. Yes, it's better now. Dice che durante l'esercizio i due momenti che per lui hanno risuonato di più sono stati quelli del polmone e quello del fegato. Il polmone dove abbiamo respirato, siamo diventati un grande polmone, e il fegato dove abbiamo fatto la scelta se andare a destra, sinistra, avere una visione della nostra vita chiara. Interessante, that's really interesting. What about your one? You did it so fast. Let's have a look at yours. Because I was, let me see. Let me see it. It's I feel like I totally radiate. You are totally radiating. I'm really very happy to be here with you, and ideally I would like to reach everyone, you know, so I feel like whoop, I went out. Quindi gli ho detto che io veramente mi ho irradiato energia, perché mi sarebbe piaciuto essere veramente con tutti voi in questo momento, e quindi ho sentito questa espressione. We're getting some people posting in the chat of their experience. Sue says that her drawing was nothing like she's ever drawn of herself before. So obviously you triggered something in people. Ah, vedi, una persona nel chat ci dice che la hurt, did you say hurt? She's please? Drawn something like she never knew before, like she never drawn anything like that before. Ah, che ha disegnato qualcosa che non ha mai disegnato prima, quindi Cliff ha aggiunto evidentemente questo esercizio ha toccato qualcosa dentro di lei. Interessante, that's interesting. Okay, well, we have to finish up. It's been so much fun working with you. We've got one question, one question flagged up. It's not really a question, it's Biggie. She's, which I didn't know about you, Biggie. How about that? How long have you been on these forums and didn't even know this? I studied sculpture before shiatsu, and one sentence. She studied sculpture before learning shiatsu. Was good art radiates, shines around the corner. All is energy. There we are. Questa Biggie ci dice che ha studiato scultura prima di dello shiatsu, e una frase che il suo insegnante di arte le ha detto era: la buona arte irradia e risplende ad ogni angolo, e tutto è energia. È molto interessante. That's pretty interesting. Okay, there we are. So I've given out the handouts. There's two handouts to download. One is in Italian and one is in English. Ah, questi sono delle dispense dove c'è l'introduzione, il capitolo 1 del libro. Uno è in italiano e l'altro in inglese. Potete scaricarli adesso se volete. When you leave the webinar, you'll be directed to the Amazon UK Amazon site with a link to the book, so you can find out more about it. Ah, lui dice che quando finisce questo webinar c'è un link al sito di Amazon, Amazon UK, se siete interessati al libro, ma in realtà ci abbiamo diverse opzioni di acquisto. Indeed, we have different buying options if you are interested, and they are in the handouts as well. E sono anche in queste dispense, le trovate alla fine, differenti. Okay, and what a wonderful start to our Italian season that we've just started. I just want to tell everyone about the Italian Congress that's coming up, the ISCO. It's for everyone, not just Italians.
Sì, questo è stato l'inizio di una interessante stagione italiana perché adesso a breve avremo il congresso dello Shiatsu italiano, che non è solo per italiani ma è un congresso internazionale dove si presentano dei professionisti dello Shiatsu italiani molto importanti. Mara is one of the Italian team. We've been working for the last couple of months to put together this congress. It's coming up on the 10th and 11th of April. And we really hope to see you there. We've got some fascinating presenters and you'll meet Mara again when she's translating. E io sono parte del team perché aiuto a fare da interprete durante il congresso, quindi mi rivedrete lì e sarà il 10 e l'11 di aprile e speriamo naturalmente di vedervi okay, tutti. Ok, I'm going to send you the chat so you can catch up with all of the posts when we finish, because I know you haven't had a chance. I just want to say a massive thank you to you. We've got loads and loads of gratitude in the chat. People loved it, Matt. They loved the session, Mara. The time just flew past. Grazie a voi, mi dice Cliff che molti hanno messo il messaggino nel chat, grazie di cuore veramente, and thank you Cliff. You're welcome, it's so lovely to work with you again, it just makes me remember being in Rome. Dice che il lavorare con me gli ha fatto ricordare dei tempi in cui stava a Roma. Thank you all for tuning in, and we'll see you on another webinar very soon, okay? Grazie a tutti per esservi collegati, vi vediamo presto a un altro webinar. A presto, ciao.